Salve a tutti ragazzi, voi Super Fighting Bros, io sono Adalbis. Io sono Ray. E io sono Locke. Bentornati alle risposte dei Super Fighting Bros. Grazie per i commenti che ci date sempre. Tanti commenti che ce li abbiamo tutti lì. Guarda, guarda qua, abbiamo parlato del portale perché ci sono talmente tanti. Sono tanti che non ce la facciamo a leggerli. Iniziamo. Dragon Alpha 117 che dice... Io ho comprato Ultimate Marvel Gabon 3 grazie a voi. L'avevo sempre considerato un gioco superficiale, con solo tanti colori. Però a furia di vedere le vostre avventure online, mi è piaciuto sempre di più e me ne sono innamorato. Boh. Sapere che il nostro solito gruppetto di utenti del forum che si riunisce a volte la sera non crescerà più mi intristisce un po'. Questo è legato alla morte di Ultimate Marvel Gabon 3. Che qua proprio vorrei spezzare una lancia a favore del nostro forum e dei nostri utenti. Perché adesso è lunedì sera, alle 21 c'è la serata Marvel. Ah sì? Sì. Serata Marvel. C'è la serata Marvel. Tutti i lunedì sera alle 21, per chi è interessato, trova tutto quanto sul nostro forum. Si ritrovano, sono già 6 o 7 persone. Bravi. E vedi che comunque il gioco è morto, ma se tu giochi con qualcuno finché non muore mai. Finché non ti tolgono online. Allora, le picchiaduro sono belli quando giochi con qualcuno. Certo. No, però nel senso... con l'arcade. No, però anche tipo fai online, però dopo un po' ti rompi il cazzo. Invece se hai sempre la cerchia che magari tanto, gli amici che giochi. Tanto online non c'è più rischio adesso di romperti il cazzo perché non ci giochi online, perché non c'è più nessuno tipo. Esatto, comunque a parte di tutto il discorso era anche legato al potere di YouTube. Ma no, ma anche il fatto che era considerato prima, grazie ai nostri video, infatti, voce lei. Grazie ai nostri video, non è un gioco superficiale. Eh no, perché... Ma a parte quello, ma questo è il discorso di YouTube in generale, parlavamo in questo video, che YouTube aiuta il mondo dei videogiochi in questo senso. Che c'era, sai che parlavamo anche di YouTube che rompeva il cazzo col copyright. No, non so di cosa stai parlando. Io pensavo che la cosa interessante anche di questo commento, in effetti, come diceva Ray, era il fatto che subito Marvel dava il senso, come tanti. Dici, tanti ci hanno ancora detto dopo: ma sì, un gioco che picchi spacchi. Picchi io gioco vedi gioco tanti a Tekken, colori, vedi tanti colori e spalluccicamenti. Però alla fine è poca roba. In realtà, poi vedendo tutto, comunque giocandoci in prima persona. È tremendamente che profondo. È un po' profondo come gioco. Questo è un talk comunque. È un talk. Passiamo al prossimo ne commento. Ne riparleremo. Loris Casagrandi ci scrive: un simpatico elenco dei giochi che ha comprato grazie a noi e grazie anche ovviamente all'Evoca. Divekick, Skullgirls, Street Fighter 4, Ultimate Marvel vs Capcom 3, bravo, King of Fighters 13 e lo Stick. Minchia. Cioè come minimo devo mandarci dei soldi. Ho fatto un pacchetto completo, cazzo. Manca solo X-Tekken che fa cagare. Hai fatto bene, perché vedendo i video nostri avrò visto che faceva cagare. Quindi qui è azzeccata la cosa che stavo provando a dire prima che mi avete sgridato. Sgridatolo. Che in effetti è il potere di YouTube. È il potere qua che ci stava il potere di YouTube. Vedi che c'era. E non coglie. E un commento in ritardo. Lo so, ero ritardato. È anticipato sono. Ma no, perché è vero, perché tu vai su YouTube e se uno vedi uno che gioca che si diverte a un bel gioco, dici che cazzo se si diverte lui magari lui. Quindi che si diverte in Super Fighting Bros a giocare a Marvel fa bene a comprare a Divekick e compra Divekick, è giusto. E infatti, bravi. Adesso appello alle grandi case, mandateci dei soldi per tutta la gente che mi ha fatto comprare. Oh, è una foto delle vostre fan nude. Ma anche no. La caverna di Ifrit scrive: ma che Lulu in prima posizione a manetta o a 90, fate voi. XD. Sì, Lulu è tette grandi. Vabbè, io l'avevo detto quando abbiamo fatto la top, ma detto, Lulu l'avrei messa più in alto perché era figa. Ma infatti l'abbiamo messa in decima posizione, cioè l'abbiamo messa in classifica solo perché aveva le tette grandi. Esatto, se no non ci stava. Beh, no, non ci stava neanche. E voi il tipo di donna più, che a me piace di più, no? Poi, non quelle loli che ma piacciono a me, perché la seria però. La top 10 riguarda le donne emancipate. Ah, era per quello. Esatto. Scusami, è vero. Noi non guardiamo solo la figa. Non era la top 10 tette, voglio dire, non faremo mai delle cose del genere noi. Tette. E sopra compare un link tipo top 10 tette. Guardate qui il video top 10 tette. Ma che tette grosse c'ha? Ha proprio delle tette. Però le tette tettone. Le tette. Abbiamo le tette quelle bombe. Però ripeto che se non deve solo socchiare va bene. E Surprise Me HD nel gameplay di Dark Souls scrive: e se Rocco fosse iscritto al vostro canale? Zan zan zan. Spezzo le gambe, cuffie di puttana. Questo vedete se vuoi metterlo, non lo sfogarmi. Demone Buon, per fortuna ci ricorda che no ragazzi, 16 anni non è legale.
perché ha partita un'interessante discussione su Kingdom Hearts. Ah, è vero. Dove noi sostenevamo che comunque 16 anni sei consenziente legale. Forse poi sì, è vero, perché detto... No, perché no, era, se stupravi era legale. No, stupravi mai legale, è che sei maggiorenne. No, perché quindi... era questa cosa che tipo... No, no, che non è stupro, diciamo. Pure no, accoppiamento era consenziente. Accoppiamento consenziente, sì, due cani, tipo. Esatto. No, beh, poi comunque... Perché è legale comunque. No, lui dice di no, ma forse... Poi c'è uno che diceva che serviva il permesso scritto dei genitori. No, porta la sua diario. Allora, mi porti la giustificazione. Cioè, vuoi scoparti l'hoc? Ok, puoi scoparti l'hoc come cazzo vuoi. Oh, firmato cazzo. Mamma e papà. Questa è bella. Se no non ti scopo, No, mi raccomando. Ma comunque sarà una discussione, penso, tribunali, no, corte di appello, non so. Questa cosa più. Ci servirà quando faremo il primo meeting dei Super Fighting Bros, ci sono tutte le fan. È vero, le fan accanite di 16 anni o meno, attenzione. Meno no, meno saranno... 16 anni o più al massimo. 16 anni o più, no, 16 anni o meno, occhio, detto, fate attenzione a non avvicinarsi perché poi ci arrestano. E saranno tutte attillate a Locke. Tutte attillate a Locke appiccicate. Appiccicate così ero. Sai quante ragazze attillate al nostro canale? Madonna. Folla, guarda. Ti conviene non mancare il primo meeting. Monster Hunter 92 scrive: ragazzi, ok, Hulk può usare la criptonite, ma dove la prende? In quale universo si affrontano i due? Quello Marvel o quello DC? Comunque non è che ne sappia molto sull'argomento, quindi dico Hulk perché non ha debolezze, credo. E comunque lo preferisco a Superman. È vero, qua parlavamo della diatriba. La classica diatriba Superman versus Hulk. E qui è tosta. È vero che anch'io sono d'accordo sul fatto di dire: come fai a mescolare tutti da altri universi? Vabbè, il terreno deve essere neutrale. Della sfida. Ma è quello che dice. Ma non è terreno neutrale, sono due mondi diversi. È quello due che diciamo nel video, che Hulk dove si scontrano? Ma è uguale, tu lo metti in un territorio, in una stanza bianca enorme. Ma non è quello. Del tempo. Ma non è quello, è il fatto che sono due universi completamente diversi. Allora mettiamo in mezzo un universo in cui. No, ma tutti e due verosimili. La gravità, quelle cose lì funzionano allo stesso modo, sia nell'universo Marvel che in quello di DC. Quindi le regole della fisica sono identiche. Sì, vabbè, diciamo che sarebbe boh. Però vabbè, a parte quello dell'universo, la criptonite dove la prende? Non la usa Hulk. Non può usarla, è bannata. È bannata la criptonite. No, però se non la usa rosso. Se non è una sfida. È una sfida infinita. Però anche Hulk non è immortale, anche lui stiamo a vedere. È indistruttibile. Si rigenera. Invece Superman è indistruttibile. Sì, ma Hulk non lo butti sul sole. Ma non devi buttarlo sul sole. Ma c'è il Goku che butta tutti sul sole. No, perché penso per ammazzarlo. Per ammazzare Hulk, dove cazzo? Dove lo butti? No, lo puoi sigillare dentro la sua prigione. Sì, ho capito. Che poi lo siamo in territorio neutrale. Però non ce la metti. In territorio neutrale c'è un quadrato pieno. No, a pugni è infinita. Ma non puoi disintegrare Hulk, capisci? Non puoi disintegrarlo. No. Ma tutto si può disintegrare con la giusta potenza. Secondo me. Vabbè, continuate a scrivere i commenti. Flammate ancora, è un flame infinito che sai quanti giorni abbiamo passato già a farsi flame. Big Tunney scrive, parlando della morte di Marvel: è triste che queste cose succedano. Io pensavo che già nella PS3 360 Gen giochi erano potenzialmente eterni. Invece sarebbe bastato la metà dell'incasso di un qualsiasi COD per poter non parlare di questo evento. Non ho capito. Vabbè, il quale non ci voglio neanche credere. Thanks Marvel and let's go Justin. Quando si parlava del non ho capito certe frasi, però vabbè il succo l'abbiamo capito, perché era tutto scritto di seguito. Comunque mettete una virgola ogni tanto. Una virgola. Già Davide sono in crisi, Davide fatica, ancora mi scrivete in una riga senza virgola. Vabbè, comunque, e il succo è quello che in effetti sicuramente se Marvel fosse stato un gioco da botteghino milionario, la Marvel diceva vabbè, finché vendi un casino, voglio dire, perché comunque pia secondo me una percentuale delle vendite, la prendeva sempre. È un gioco di nicchia. Però pensa se Marvel avesse venduto come COD. Pensa Call of Duty con i personaggi della Marvel. Sparano. E come si diverte la sua cazzata. Che mi stai immaginando? Immaginatelo e ridete. Ridete con... Ma di gusto. Ma di gusto. Ride per le cazzate. È bello. Vabbè. Sta ancora ridendo. Vabbè. Ma non è che apposta per anticipare. Ce l'ho scelto. No. A volte sai quando metti cane usa cannone. Vabbè, questa è il pene. La pene. Cane. Cane usa cannone. Che cazzo. No, vabbè, questo è un riferimento a Final 8. Perché lui, capire. Final 8 lui nominava i personaggi. Angelo, quello è un talk. Vabbè, ma stiamo perdendo il Big Tunney. Big Tunney. Ma che bello. Locke è degenerato sul COD.
Big Toon è mandato in crisi Locke perché ha messo insieme Locke, Code e Marvel ed è venuto fuori la ridarola. No, ma comunque. E comunque se avesse venduto come Code, grazie al cazzo che la Marvel non gli dice niente. Se non diceva altro che chiuderlo, ti do ancora qualche PG. Qualche anno di licenza. Qualche PG, mettici un altro DLC in questo cazzo di Marvel. Magari rifaccio il cazzo di matchmaking o il netcode o qualcosa del genere. Magari porto un po' di gente a giocare. Porto la gente della Marvel a giocare. No, ricordatevi, lunedì sera. È vero, comunque vabbè. Quindi come concludiamo? Boh, finito. Ci dispiace per Marvel, però è andata così. Però meno male che c'è il pene. Pene usa cannone. No, Minoa usa il pene negli attacchi speciali. Chiudi. Questo non c'era già. Rocco sei un pezzo di merda. Mostra avanti al 92, ancora lui. Ci scrive, micro trans, che sono dei trans piccoli. Praticamente. No, quello l'ho scritto io per ricordarti. Ah, quello l'hai scritto tu! Monster Hunter 92 ci scrive. Ragazzi, ma ancora questa storia dei 70 euro ogni volta che compri un gioco nuovo? Punto esclamativo e punto di domanda. È tutto, mamma. Basta andare in qualche negozio che non sia GameStop per trovare giochi appena usciti a 10 euro in meno, se non di più. Vabbè! Comunque la storia dei DLC a me non mi tocca proprio, visto che ho sempre fatto a meno e mai speso i soldi per DLC e microtransazioni. E che non sia mai, cazzo. DLC intesi come avete detto voi, ovvero nuove armi, costumi, veicoli, mappe, eccetera, eccetera. Allora, sulla cosa, spieghiamo un attimo come funziona il mercato dei videogiochi, perché spiegalo, comunque... Ci spiegate un attimo, statistiche. No, però come funziona? Quanto guadagno c'è per un negozio che vende videogiochi? Diciamo, io un negozio che compro un gioco, lo compro magari a 65 euro per venderlo a 69. Un negozio normale... Non so, proprio 65... No, ma ti ricordi del nostro amico Davide? Sì. Quando ci diceva del suo distributore? Sì, che c'è un ricarico minimo. Ha dei ricarichi bassissimi. No, ma su ogni videogioco guadagnava tipo 5-6. 5-6 euro, esatto. Sì. Cioè, non... Perché... Grandi aziende come Amazon magari riescono a venderlo a meno fin dall'inizio, perché ovviamente Amazon non ha il distributore del negozietto piccolo. Poi avrà degli accordi, magari comprandole una vagonata di giochi, comunque te lo fanno a prezzo migliore. Però il piccolo negozio di videogiochi, perché tutti i negozi di videogiochi sono falliti, perché il piccolo negozio di videogiochi... Ma come fa? Guadagna 5 euro su un gioco. Questo deve far capire che un gioco appena uscito 10 euro non lo trovi in un piccolo videogiochi, neanche... Ma GameStop, vabbè, lasciamo stare. GameStop no, GameStop comunque... Lui non punta a quello, no. Lui punta a guadagnare sull'usato. Che fra un po', appunto, essendo che l'usato già ce ne sarà molto meno, non c'è. No, non vabbè, so se... ma io posso capire che magari nei centri come tipo Media World o Sono Euro carissimi. Così, no, costa un po' di meno. Cazzo, sì. Ma che cazzo dici? Rispetto a GameStop costa 2 euro in ci meno. Ci sono i giochi che... Un po' di meno vuol dire... Vabbè, però... 4 euro in meno, 5 euro però non sono, no, non però sono aggiornati. Però non si svalutano. Da imposti come Media World sono aggiornati i prezzi. Tu ci vedi un gioco con i 3 anni fa e costa 70 ancora. È vero, capito? È una cosa però pazzesca. Alcuni giochi che da GameStop costano 65, lì li trovi magari a 60. Bah, non lo so. Non è comprato giochi da Media World proprio perché sono sempre. Ho visto però messi non, i prezzi c'era, più alti. Non c'era tutta questa differenza, come dire, vado in un altro negozio e ne vedo. Non c'è l'altro negozio ormai. Non c'è. Cioè, diciamo che se vuoi comprare un gioco al day one, sei costretto a pagarlo di più. O lo compri online e lo prenoti online, lo paghi magari qualche euro in meno. Ma perché perfino Amazon, quanto ti fa risparmiare? Quando è tanto 10 euro. Ma quando è proprio tantissimo 10 euro. E lo prenoti 6 mesi prima. Sì. Magari comprandolo dall'Inghilterra, in quei siti comprati in Inghilterra costano ancora meno, però. Però nei negozi sicuramente non li trovi. È una questione di LC. Ne abbiamo già parlato. Andatevi a vedere. Siamo a posto così. Vedete tutti i video che abbiamo fatto. Buggy scrive. Buggy. O Buggy, perché? Buggy. Vabbè. Buggy forse. Però non so. Buggy. Comunque nuovo. Con la U è Buggy. Beh, nuovo, benvenuto sul canale. Grande. Allora, bella discussione. Secondo voi perché io su PS3 dovrei giocare a Dark Souls senza il DLC, quindi oltre 10 euro di spesa in più, mentre utenti Microsoft con l'edizione Prepare to Die hanno tutto a prezzo di copertina? Perché questa diversità di trattamento? Lo trovo una cosa ingiusta per chi ha una PS3 e vorrebbe godersi Dark Souls al 100% e al prezzo... E? A presto, EPS.
Ah no, scusa, perché tutto in seguito anche noi di nuovo, no? E a presto, PS, alla, alla piaga i season pass, parlatene in un prossimo blog. Vabbè, questo lo faccio. Altra piaga, sì, vabbè, questo possiamo parlare un po' anche adesso. Allora... Si, si vede che ingrandendo e ripicciolendo ho spostato tutto. Season pass è una cazzata. Season pass è un talk quello. Ci potremmo parlare in un talk, non lo so. Bagghino, cosa ci scrive il nostro amico Bagghino? Però perché io un computer lo pago meno e in una console lo pago molto di più. Ma nel caso di Dark Souls è comunque uscito dopo. È uscito molto dopo. È uscito molto dopo, quindi ci può ancora stare. Che quando mi dai il prodotto dopo, 3 mesi dopo, me lo dai già con tutto. C'è anche da dire che se Sony non ha preso il Perpetual Edition è perché non gliene fregava niente. Probabilmente quando escono queste cose propongono anche di reimpacchettare il gioco. Però dipende da Sony, da chi gestisce queste cose, se lo vuole fare o non lo vuole fare. Perché alla fine perché rivenderlo? Magari vedeva che era già messa bene con i DLC, non voleva proprio rifare il pacchetto. C'è da dire che comunque è vero che al computer, al PC costano tutti meno. Tutto costa meno. E quello ti fa pensare a volte perché comprare una nuova generazione quando posso giocare tutto... Tante cose sono esclusive, ho capito. Però tante cose puoi giocare al PC lo stesso. Ma c'è tutto su PC. Adesso se non vogliamo proprio andare... Sì, ma se non vuoi proprio andare a cercare quello... ma c'ho quelli che vogliono... ma c'ho proprio quello, cioè se ci stai a vedere... Le console devono vivere di esclusive, ci tengono ad avere. Ma esclusive. Vivono solo di quello, se no i computer mangerebbero le palle. Andando avanti col tempo, PS4 e Xbox One. Però capisci che PS4 e Xbox One devi fare tutte e due. Invece il PC con uno solo giochi a tantissimi giochi. Lo so, sempre, capito? No, migliore PC. Poi metti anche Davido nuovo. Con 600 euro ti prendi, come se comprate quello, ti compri un computer più scarso. Cazzuto, scusa. Non lo so, infatti. È strano, dipende dal giocatore. Dipende dal giocatore, dipende da dove vuoi giocare. C'è Kingdom comunque adesso, escono dei titoli cazzuti. Commentate voi cosa, da che parte state, diciamo. Console War versus PC. Che poi è tutta una questione. War. Una questione di gusti. Cioè, se a uno, porca troia, gli piacciono un casino quei cazzo di titoli delle Wii U, quelli non arriveranno mai su PC perché sono titoli di Nintendo. E deve comprare il Wii U, c'è poco da fare. Sì. Non è che. Cioè... Il discorso forse era più su cose tipo Xbox che PS3, che tolte 2-3 esclusive. Allora, bene o male. Sì, hanno tantissima roba. Poi adesso col PC, con Steam, ogni giorno c'è un giochino nuovo che c'è qualcosa che hanno fatto. Ma poi arriva anche la Steambox, tra l'altro. Magari la Steambox porterà anche una politica di nuove esclusive per PC. Perché, diciamocelo, le esclusive su PC, a parte i giochi indie, ma esclusive davvero che dici cazzo! Sì. Questa è proprio esclusiva PC con controcazzi. No, beh, c'è un cazzo. Ma non gli conviene fare esclusive su PC. Però magari se lo scarica col poi. Concetto di Steambox potrebbero uscire delle esclusive proprio per Steam, diciamo. Sai, magari creando questa console, diciamo, di Steam, potrebbe succedere anche un abbassamento dei prezzi in generale degli altri giochi. Non lo so. Perché se poi loro cominciano a vendere i giochi a 30 euro il day one invece che 60, come fossero da PC. Cioè, dire che loro fa. Steambox sarà digital delivery. Punto. Ah, beh, sì, non c'è la copia, non ti compri c'è la copia fisica. Anche lì sarà. Steambox è un discorso un po' diverso da una console. Magari un talk su quello. Guarda qua. Ma grazie, Buggy. Grazie. Buggy ci hai dato due video facili. Ma veramente. mandami una due foto tolte. E ti faccio un. Sapessi cosa fa. Niente, non lo faccio. Non farlo. Ma che poi usa i suoi Tenga e alla fine. Iron Big Fra su Street Fighter ci scrive. Ad Alvis spacca sempre i culi, non c'è niente da fare. Senza ombra di dubbio. Lo so. Però punisce con una cazzo di presa. Oppure debole. Io vi ricordo in mezzo a muto, le ultra muzzo che prendono sempre. Andate a vedere l'ultimo video, tutti l'ho preso. Ma da fanculo. No, beh, scusate ragazzi, perché noi chi siamo? Noi siamo su Betting Bros. Ma aspetta, no, diciamo subito. Cosa, rispondete, commentate che c'è. Allora, dai, ce l'ha tutti qua. Sono tutti qua, tutti chiusi nel mio computer e basta. Nel mio. Comunque, se voi sapete che commentando i nostri video potreste capitare in questa incredibile evento. Questo bordello di talk che mettiamo insieme praticamente ogni volta. Un pasticcio. È un pasticciozzo, però è bello perché parliamo un po' di tante cose diverse e non è solo la lettura dei commenti e basta. Diciamo. Esatto, dillo, adesso. Anche per chi non commenta tanto può vedere questi video lo stesso per questo e interagire qua. Comunque e interagire con noi. Interagisci passivamente. Sei un passivo, comincia a scrivere per essere attivo. E Locke lo sa cosa intendo. Vabbè. Solo Locke lo sa in effetti. E no, perché lui è lui personale. Lui di solito fa il passivo per quello. Ma non è vero. Vabbè. Comunque noi siamo su Metti in Bros, sono ad Albis. E io sono Locke. È finita, è tutto finito. Game over. Addio ultimi. La morte. Dai, e comunque devi vedere che. Ma che vediamo oggi questo si muove. Ma me ridi così il video, ma dopo è gustissimo.
Oh, dico, poi lui ripensava al pene. Sì, sì, sì. E quello è il pene. Esatto.